Sono giunta, basta dare confidenze. Buongiorno, come va? Buongiorno, tutto bene, tutto bene. La vediamo bella abbronzato dall'America. Lavorare sotto il sole ha anche qualche vantaggio. Ma si è buttata in vasca anche lei, vediamo il segno sul naso, cos'è, degli occhialini? Sì, è stata un'esperienza giusto per ricordare i vecchi tempi, quindi ho fatto qualche vaschetta anche io. Come cosa si è basato, diciamo, il lavoro lì? Avete fatto altura, avete fatto più lavoro in piano? Tre settimane a Flagstaff, quindi 3 settimane di altura, e poi siamo scesi a livello del mare, abbiamo fatto 2 settimane a Fort Lauderdale. Sono state 5 settimane di lavoro molto intenso in preparazione di questi campionati di aprile, dove i ragazzi devono qualificare per i mondiali. Ricordiamo dove siamo al trofeo Città di Milano, qua vediamo la vasca di riscaldamento, ci hanno buttato fuori adesso, vabbè, lo faremo rientrare. Come sta Federica, cosa ci dobbiamo aspettare in questi giorni di gare? Ma abbastanza bene, veniamo, come dicevo prima, da un periodo abbastanza intenso, allenamenti difficili, ha ripreso ad allenarsi spingendo un pochino più su distanze, la doppia distanza, non più sui 100. Credo che possa fare delle buone gare, adesso vediamo. Sono anch'io in attesa di vedere quale può essere il riscontro che commetto. Quello di 200 sarà il percorso, possiamo dire, principale verso i mondiali, verso le Olimpiadi, ormai. Ma quest'anno sì, quest'anno ci alleniamo forte per tornare a fare un 200 competitivo. Sicuramente, come succede ogni anno, io valuto step by step, quindi adesso l'obiettivo è riuscire a fare un buon 200 ad aprire gli assoluti e poi eventualmente ipotizzarlo ai campionati del mondo. Quest'anno però non ci sono solo i mondiali, è un anno ricco di novità, tanti circuiti interni ed esterni alla FINA. Ma è vero che le fanno fare il direttore tecnico, il Butini della squadra della ISL? Ma l'International Swimming League secondo me è stata una bella sorpresa, una bella novità, ha mosso tanto all'interno del panorama natatorio mondiale. Questo secondo me porterà sicuramente dei vantaggi per tutti e ha una spettacolarizzazione del nuoto ancora più elevata. E quello del direttore tecnico adesso vediamo, perché è tutto in divenire, ancora in fase embrionale, nelle prossime settimane si dovrebbe definire tutto. Ma Federica, per chi dovrebbe nuotare? Perché abbiamo visto un tweet un po' sibillino, Team Italia o puntini puntini? Come questo, dobbiamo riempire quei puntini? No, questo dipenderà appunto dalle prossime settimane, quando dovrebbero, diciamo così, ufficializzare o meno la creazione di questo Team Italia. In base a quello che succederà, poi se si formerà il Team Italia sicuramente nuoterà per il Team Italiano, se non si dovesse formare probabilmente parteciperà con qualche altra squadra europea. Ma chi lo dovrebbe presiedere o fare, come dire, un amministratore delegato di questa squadra? Ma o questo, ancora non si sa? Questo io non lo so, io sono stato contattato per appunto ricoprire questo ruolo di direttore tecnico. Sono anch'io in attesa di scoprire e sapere se la cosa andrà in porto o meno. Senti, come sta Simone? Ovviamente parliamo di Simone Sabbioni, che sappiamo ha avuto un infortunio purtroppo qualche tempo fa. Ma Simone purtroppo in questi ultimi 2 mesi ha dovuto fare rieducazione e riabilitazione. Io lo vedrò lunedì. Mi hanno assicurato ortopedici e fisioterapisti che da lunedì potrà rientrare in acqua, facendo ovviamente un lavoro molto, molto tranquillo, molto sciolto e andando via in progressione. Bene, obiettivi, cosa ci dobbiamo aspettare, i mondiali? L'obiettivo adesso è il recupero totale completo dell'atleta. Quando no, verrà... dicevo, non solo Sabbioni ma tutti i tuoi, visto che tu ne hai un po' da gestire. Il primo obiettivo è quello di aprile, quindi cercare di strappare la qualificazione per i campionati del mondo ad aprile, sicuramente questo è il primo obiettivo. Grazie, ti lasciamo rientrare, se no hai freddo, buone gare. Ciao, grazie mille.